Dov'è Kissy Missy? Mia sorella l'ha nascosta di proposito. Oh, eccola qui! Il mio giocattolo preferito. Oh, fammi giocare! No, è il mio giocattolo. No, è il mio! Ma tu hai un cane Rabat! Ehi, ragazze! Oh, che hai fatto? Ok, giochiamo ai videogiochi. Sì, va bene. Perché mi hanno fatto questo? Era un buon giocattolo! Ehi, non vi spaventate? Sono il mostro spaventoso Kissy Missy! Sembra che siano troppo prese dal gioco. Ehi! Ma che c'è che non va? Non riesco neanche più a spaventare i bambini! Tremate, bambini! Basta, me ne vado! Sono così spaventosa e voi non vi spaventate! Sono invisibile per caso? Questo è il giorno più brutto della mia vita! Oh! Un fantasma! Oh, sembra stiano parlando di me! Sono morta? Oh, chi è quella bellezza? Vorrei essere come lei! Così tutti mi amerebbero e non avrebbero paura! Forse dovrei sbarazzarmi della pelliccia! Oh, ecco un rasoio! Ma non posso prenderlo! Sono morta! Ah, non è così che immaginavo la vita dopo la morte! Perché? No! Oh! Il rasoio ha fatto tutto da solo! Oh, fantastico! Quindi posso toccare le cose che si rompono! Sì! Oh, sono ancora pelosa! Ma ora posso rimediare facilmente! Queste striscette di cera mi aiuteranno! Creerò una trappola per me stessa! Oh, sono inciampata! Oh no, me ne sono persa una! Eccola! Oh! Non sono più un mostro peloso! Ma perché non l'ho fatto prima? Ora devo fare qualcosa per la mia acconciatura! È strana! Oh no! Ah, assolutamente no! Oh, questa è troppo pesante! Come faccio a camminare? Oh, ora va molto meglio! Ho bisogno dei trucchi! Tutte le bellezze delle riviste e dei poster hanno un make-up luminoso! Sono sicura di avere tutte le carte in regola per diventare come loro! Oh, sono ancora più inquietante! Ora devo lavarmi! Ho un'idea! Spero che funzioni! Oh, fico! Eccola! Ciao! Ho sentito dire che sei una grande truccatrice e che i gioielli d'oro sono il tuo punto debole! Penso che potremo fare un accordo! Che ci sarà lì dentro? È molto scintillante! Ci sei cascata! Calmati, la tua carriera di scrittrice tanto non era un granché! E io ho bisogno di un po' di trucco, basta! Oh, ciao! Non farti prendere dal panico, non voglio farti del male, dai! Fammi bella, per favore! Dai un'occhiata a questo, ci sono tantissimi carati qui! Oh, oh! Prima il make-up! Sapevo che avremmo trovato un compromesso! Grazie, sei davvero una grande truccatrice! È fantastico! Perché non si apre? Dai! Oh, un Touch ID! Quale mano sarà? Proviamo con questa! No, non funziona! Forse la mia andrà bene? No, di nuovo ho sbagliato mano! Per favore, aiutami! Quale mano pensi che possa aprire l'armadietto? Quella viola o quella verde? Avere dei begli accessori è sempre molto importante! No! Forse questo? No, sembra un amo da pesca! Oh, no, no e no, non è quello di cui ho bisogno! Oh, ho un'idea! Farò io i miei accessori, così non li criticherò! Oh, sì! Bene! È anche divertente! Vero, Agi Wagi?
ti farò dei denti bellissimi, così sorriderai per sempre. Ok, non preoccuparti, metteremo l'apparecchio prima o poi. Ed ecco gli occhi. Oh, mi ha fatto l'occhiolino. E ora devo cuocere tutto. La mamma dice che non so cucinare. Beh, lo vedremo. Questi orecchini al forno saranno il mio piatto forte. Oh, sono pronti! Sono così caldi. Proviamoli. Perfetti. Oh, devo cuocere anche l'anello. Sono la migliore creatrice di gioielli della zona. Un po' di più. Ben fatto, Kissy. Cos'è questa puzza? Oh, no, no, no! Spero non siano bruciati. Ops, sono bruciati. Non importa, sarò una bellezza ardente anche senza anelli. Signora, consegna di fiori per lei. E anche di una lettera. Oh, che carino. Da parte di Oggy Woggy. Deve firmare qui e qui. Sì, cosa? Ho un pan. Oh, come vuoi. No, Mano, non è colpa tua, non sei inquietante. Questi fiori sono così belli, ma non vogliono stare in piedi. Oh, la sabbia cinetica ti aiuterà. E ora sono ancora più belli. E ora li mettiamo dentro. Perfetto, grazie, Oggy. Oh, ho una notifica. La mano è verde, giusto? Grazie! E ora apriamo! Perché non ci ho pensato da sola? Proviamo! Oh wow, quanti gadget! Voglio provarli tutti! Quale posso provare per primo? Proverò questo! Oh sì! Wow, fantastico! È come una giostra per capelli! È fantastico, che belle trecce, wow! Cos'altro ho? Oh, fantastico! È bello! Wow! Oh, 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 oh! Ehi, che stai facendo? Hai deciso di rinfrescarti anche tu? Beh, perché no? Rilassati! Oh, Oggy, amore della mia vita! Mi manchi così tanto! Voglio stare di nuovo con te! Ballare al chiaro di luna e ascoltare le tue storie su come spaventare quei bambini cattivi! È come se riuscissi a sentire la musica. Un secondo, riesco davvero a sentire la musica? Oh sì, forte! Il ritmo è il ritmo del mio cuore, al ritmo dell'amore. Oh sì, balliamo. Oh, avanti, Oggy. Io ti amo, balliamo, balliamo. Oh bene, la musica e il ballo sono la migliore medicina. Oh, oh! Spero di non aver rovinato i miei capelli. Oh, sembra che sia tutto a posto. Ma sembra che manchi qualcosa. Certo, una borsetta. Me ne occupo io. Non sarà difficile. È davvero un gioco da ragazzi. Ok, e ora facciamo gli occhi. Saranno belli quasi quanto i miei. Wow, è fantastico! E si abbina perfettamente al mio vestito. Non basta essere bella, devo essere anche intelligente. Non mi sento a mio agio su questo divano. Che c'è che non va? Ah! Questa lettura mi fa male alla schiena, mio Dio! Ok, ovviamente ho bisogno di un buon cuscino. E ecco dei popcorn morbidi. Devo solo scaldarli e far sì che i chicchi si aprano. Scappiamo, stanno per esplodere! È iniziato tutto! Andiamo nel rifugio! Oh, che sparatoria! Siamo a Detroit! Sembra che sia finita! Fantastico! Vediamo che c'è qui! Wow, che bel cuscino! Ora sarò per sempre accanto alla mia cotta! Non ti dispiace, vero Oggy? Ok, dove eravamo rimasti? Le scimmie si sono evolute dagli umani! Interessante! Ma che cos'è quello? Che schifo! Non capisco! Perché c'è questa roba sulle mie scarpe? Dovrò buttarle via! Wow, che punteggio!
Sì, al college me l'avevano detto che avrei potuto avere una carriera nell'NBA, ma che dovrei fare con le scarpe? Dovrò farne di nuove! Questo gilet tanto non mi piaceva. E ora la parte che preferisco. Usiamo le mie forbici. Avanti! E ora lanciamo tutto ai folletti dell'arcobaleno. Ci penseranno loro. Vediamo! Grazie, ragazzi! Queste scarpe sono fantastiche! Benissimo! Wow, sono così bella! Cosa? Oh, stanno arrivando le bambine! È Kissy! Oh, scappiamo! Ciao, Kissy! Ciao, ragazze! Hai un aspetto diverso! Oh, non fate vedere questa foto a nessuno! Ora sono una persona nuova, sono gentile! Gentile? Giochiamo? A nascondino? Certo, ma prima abbracciamoci! 1, 2, 3! Nascondiamoci nel posto segreto! Le nostre gemelle sono iperattive! Speravo l'avessi già fatto! Calmatevi, per favore! No, niente potrà rovinarci questa serata! Chiamo subito una tata! Per favore, sbrigati! È tutto sotto controllo, possiamo andare! Niente rovinerà la nostra serata! Ciao! Saremo a casa per le 11 e per allora le bambine dovrebbero già dormire! Tata, divertiamoci un po'! Oh, una lista dei compiti? Cena, gioco e nanna! Ciao! Ciao! Forse devo dargli da mangiare, proviamo! Buon appetito! Latte e cereali! Ti piace? No? Beh, ok! Cos'è questo rumore che proviene dalla camera? Oh, è strano! Le ho appena dato da mangiare! Com'è possibile? Un attimo, non capisco! Ok! Andiamo! Cosa? Sono in due? Mi sono già occupata di alcuni bambini in passato, ma non erano mai più di uno! Oh! Mi licenzieranno! Tata, non morire! Chi sono? Dove sono? Oh! Sono ancora due! Ottimo lavoro, sorellina! Ehi, bambine, giochiamo! Indovinate quale animale mangia quale cibo! Tu prendi l'ippopotamo! Giusto! Le mucche, beh, probabilmente mangiano l'erba! Brava! E il nostro panda? Erba! No, i panda sono orsi! No! Oh, lo romperanno! Ma i panda sono protetti dal WWF! E voi lo sapete cosa mangiano i panda? Aiutate le gemelle, commentate qui sotto, per favore! Oh, Gabriel! Potrei passare un'eternità a guardare il suo Instagram? Vorrei che mi chiedesse di uscire! Oh no! Mi ha chiesto di uscire! Tra un'ora! Come farò a trasformare questa zucca in una carrozza? Oh, voglio dire, trasformare questa cenerentola in una principessa! Le bambine sono brave a truccare le bambole! Ottima idea! Ehi, ragazze! Aiutatemi, per favore! Oh, per favore! Ok, ma devi prometterci che poi potremo guardare un film horror invece di andare a letto! Film horror? Ok, affare fatto! Il vostro tavolo! Fermo! Lascia fare a me! Tesoro, questo è tutto per te! Oh, altri pazzi! Il suo menù, signore, lasci fare a me! Tesoro, non guardare i prezzi, perché per me tu non hai prezzo! Ok! Stop! Lascia fare a me! Tesoro, ho fatto tutto io! Oh, caro, è così dolce! Devo solo asciugare i capelli! Dov'è il Fon? Ma che succede? Non è un giocattolo! Smettetela, ragazze! Non posso farcela! Ops! Perché la stanza sta girando?
basta! Oh, stelle! Tieniti forte! Ottima idea! Non muoverti! Wow, bellissime! Grazie! Tesoro, chiama la babysitter, per favore! Ok, ok, solo un secondo! Pronto? Ciao, va tutto bene? Sì, tutto benissimo, non si preoccupi! Ma che cos'è? Tesoro, guarda che denti! Che schifo! Il mio appetito è rovinato! Meno male che ho questo sbiancadenti! Oh, che cos'è? Dove devo metterlo? In bocca, tesoro! Oh, grazie! Ciao! Oh, un brindisi all'igiene orale! Salute! Mi sento strana! Wow, va davvero molto meglio! Ho bisogno di una manicure! Le ragazze sono molto brave in arte! Mi farebbe molto comodo! Ottimo! Cercate di non uscire dalle righe! Wow, le mie unghie sono perfette! Thank you! Oh, quello è il portagiaia della mamma, ma non ci permette di toccarlo! Beh, tocchiamolo lo stesso! Ehi, no! Smettetela! Se uno di questi gioielli sparisce, io sarò licenziata, poi arrestata e poi sbattuta in prigione! E non tornerò più indietro! Bambine, prendete queste cuffie, sono meglio dei gioielli! Oh sì, daccele! Chi ha più bisogno dei fili? Rendiamoli alla moda! E ora non muoverti, tata! Oh, grazie, ragazze! È il momento di truccarsi! Non funziona! Che stanno facendo le gemelle? Tatuaggi temporanei? Interessante! Oh, vorrei labbra come queste! Disegniamole e trasferiamole. Perfetto! È pazza! Per favore, il conto! Com'è andata? Ecco il vostro conto, signori! Oh no! Ho dimenticato il portafoglio! Oh no! Ho un'idea! Ehi, bellezza! Sì, come no! Il trucco più vecchio del mondo! Penso a qualcosa! Un attimo! Ehi, bellezza! Basta, ho chiuso! Non è così che avevo immaginato la nostra cena romantica di anniversario! Così si caverà un occhio! Che ne pensate? È orribile! Ecco come fare! La sfumatura deve essere omogenea e la linea deve essere uniforme, non te l'hanno insegnato al college? Adesso come va? L'ombretto è fantastico, ma non... Oh, dammi la forchetta! Mettila qui e poi segli zigomi! Perfetto! Chi vi ha insegnato tutto questo? Abbiamo guardato Trum Trum Trick! Non posso andare ad un appuntamento con questo vestito! Che c'è nell'armadio? Oh! Perché mi fate questo? Interessante!
Sembra che io gestisca un casino. Niente male. Ehi, piccolo, vuoi ballare? Un attimo! Una stanza segreta? Sì! Io adoro i segreti! Wow! Wow, quanti vestiti! Il miglior armadio di sempre! Cos'altro c'è qui dentro? Vieni qui! Ci siamo quasi! Oh! Continuo a ricevere colpi in testa! Wow, ne è valsa la pena! Sono bellissima! Oh, c'è qualcuno! Deve essere Gabriel! Sono così nervosa! Ciao! Questo è per te! Chi è quello sfigato? Tieni! Un po' di soldi per le emergenze! Grazie, ragazze! Riportala entro le 11! E non fare scherzi, idiota! Non ci fidiamo di te! Ciao, ciao! Oh no! Saranno i nostri genitori! Dovremo essere già a letto! Ci troveremo in un mare di guai! È stata una serata fantastica! Oh! Le nostre bambine stanno già dormendo! Sono così carine, proprio come la mamma! Oh! Deve salvare la figlia! Oh! Ecco il bagnino, finalmente! L'operazione speciale non durerà più di 2 o 3 giorni. I genitori stanno aspettando. Jenny sembra un po' strana. Probabilmente è solo spaventata. Non è stata colpa sua. Jenny sta bene, tranne per il fatto che si è chiusa sul balcone. Ha trovato un telecomando. Chiaramente non è il telecomando della TV. Forse controlla le placche tettoniche o il condizionatore d'aria. Il telecomando non farà la differenza in questo caso, ma ha aiutato Jenny a creare un'ottima poltrona per massaggi. Deve assolutamente brevettarla. Lo stomaco di Jenny sta urlando «Nutrimi!». Ho visto abbastanza episodi di «Sopravvivere a tutti i costi» per sapere come procurarsi del cibo. L'attesa la uccide. È il momento di essere creativi. Per catturare un uccello bisogna pensare come un uccello. Nemmeno una colomba potrà resistere a un ragazzo così bello e con tanti cereali. Ma non funziona! Questo ragazzo non ha la minima idea di come sedurre. Ora Jenny ti farà vedere come si fa. Allo zoo il pellicano non riusciva a toglierle gli occhi di dosso. Ci sta provando con tutte le sue forze, ma la sua danza di accoppiamento e il suo canto non hanno attirato nessuno. Non prendertela, Jenny, puoi sempre mangiare i cereali. Il loro vicino, il signor Wagner, coltiva l'uva proprio sul balcone. Jenny ha moscerini e bruchi nell'appartamento a causa sua, ma oggi tutto questo ha dato i suoi frutti. Il signor Wagner, però, è veramente un avido inglese e non vuole condividere niente. Jenny è abbastanza intelligente da piantare i semi e coltivare la sua uva, però, solo che cresce molto lentamente. Guardate questo video per farla crescere più in fretta. Oh, grazie, ragazzi! Nel frattempo, i genitori sono andati al McDonald's più vicino per comprare del cibo. La mamma non è in grado, però, di lanciare i pacchi sul balcone. E suo padre non è in forma per ricevere un pacchetto in faccia. Solo che c'è un'altra opzione. Possiamo inviare la cena della figlia con i palloncini. Jenny non è abbastanza intelligente da afferrare un hamburger volante, però, ma è comunque una prepotente. E una volta ha abbattuto un elicottero con una fionda. Non avrà problemi con i palloncini. Ed ecco il suo pranzo. Insieme al drone del signor Wagner. Beh, vuol dire che se lo terrà. Cosa sono questi suoni? È qualcuno che sta guardando Naruto nella casa accanto. Jenny non ha ancora visto questo episodio e non vuole perderselo. È fantastico che abbia un binocolo. L'importante è non cadere. Un cannocchiale la aiuterà a godersi l'immagine in 4K. Jenny è così annoiata che ha deciso di guardare in una vecchia scatola e ha trovato un costume da Spider-Man. Questo costume la renderà ricca. Le basterà cambiarsi d'abito e volare a fare le sue cose da supereroe. 5 minuti dopo Jenny si è addormentata. A quanto pare Spider-Man rivuole le sue cose e l'ha svegliata, ma ha lasciato un piccolo regalo alla ragazza. È un poster con il suo autografo. Yes! Presto sarà libera.
Papà ha preso la corda che il sindaco ha usato per legare il suo yacht al molo e che ora è la strada di Gianni verso la libertà. Il vicino è un insegnante di ginnastica ed è molto interessato. Gianni la fissa su di sé in modo che suo padre possa salire. Ho qualche perplessità su questo piano. Il padre si arrampica per raggiungere sua figlia come se fosse l'Everest. A quel punto interviene l'insegnante di ginnastica che pensa che il papà di Gianni sia un ladro. Ma ora Jenny ha una corda. Non so come, ma l'ha trasformata in una scatola di giocattoli. Ci sono molti ladri in questo quartiere. Jenny sta cercando di avvertire sua madre, ma è troppo occupata a parlare al telefono con la sua amica. Sta pagando la telefonata con i soldi non solo del suo conto corrente, ma anche della sua borsa. Forse non si tratta di una rapina, forse è solo un'opera d'arte per i poveri. Ma il rapinatore, a quanto pare, si sta solo prendendo gioco di Jenny e lei non vuole perdonarlo. Non avrebbe dovuto farla arrabbiare. I soldi della mamma sono per lei e non ha intenzione di condividerli. E suo padre ha guadagnato questi soldi con il suo duro lavoro. È responsabile delle risorse umane di Google. Jenny sta facendo un pisolino, quindi è piena di energia. C'è un cavo sul suo balcone. Dopo alcuni esperimenti ha capito che è elettrico. L'elettricità le è servita per illuminare il balcone. Oh, le scarpe da ginnastica, proprio come le voleva. Non è la sua misura, ma si è mangiata le unghie e ha piegato un paio di dita. Oh, le pantofole le sono davvero affezionate. Oppure al barbone non è piaciuto molto il colore. Fa caldo oggi. Il mercurio sta cercando di rompere il vetro del termometro e fuggire verso il cielo. Il sole sembra essere arrabbiato con Jenny e lei non ha idea del perché. Brucia le sue cose una ad una. E manca davvero poco prima che arrivi alla stessa Jenny. Purtroppo non entra più in una scatola come un tempo, ma ha bisogno di salvarsi subito. Un tetto in tessuto, perché non ci ha pensato prima? Chi è il perdente ora, eh? Oh, un aereo di carta. Forse è una lettera d'amore da parte di un fan segreto, ma sembra più una lettera di un folle stalker. La linea che li separa è davvero sottile. Questo psicopatico si sta prendendo gioco di lei. Ma lei non è un gatto da stuzzicare con il laser, anche se è molto carina. Jenny catturerà tutti quei punti luminosi e li metterà in un barattolo di vetro. Che bella lampada da notte! Al papà manca la sua piccola principessa. È depresso perché non stanno insieme. La mamma sta cercando di sostenerlo in tutti i modi. Ha persino creato una bambola al posto di Jenny. Ma nessuna bambola potrà sostituire i nostri cari. A meno che non ci sia una foto, a quel punto è praticamente lo stesso. Jenny ha nuovi problemi. Un forte vento ha portato via la sua Pepsi e le ha rovinato i capelli. Un attimo! I capelli erano gli stessi anche prima del vento. L'autunno è arrivato così in fretta. È il momento di prendere i vestiti caldi. Il vento li ha portati via prima che Jenny potesse mettersi qualcosa addosso. Jenny ha deciso di dare una lezione al vento e lo ha chiuso nella valigia. Che te ne pare, stupido elemento? La ragazza ha domato il freddo e ora ha un frigorifero. I genitori stanno preparando un piano per salvare la figlia. Il papà ha guardato troppi film d'azione. Potresti pensare che sia un po' pazzo e saresti vicino alla verità. Ma non è vero forse che tutti gli adulti in fondo sono solo dei bambini grandi? E anche a loro piace giocare, perché la vita quotidiana è noiosa. Papà ama giocare e fare il tutto fare, ma non ne sa nulla, anche se in qualche modo ogni tanto funziona. In effetti, succede a tutti gli uomini. Certo, c'è il rischio che un giorno creda di essere davvero onnipotente. Ma quando non funzionerà, allora piangerà come un bambino. Mentre Jenny ha trovato un'altra valigia sul balcone. E dentro c'è un lettore di vinili. Non sa nemmeno che cosa sia. La sciocca ragazza pensava che fosse un grill. Quindi non ha capito perché il panino continuava ad essere freddo. Proprio come se qualcuno avesse dato un iPhone a un uomo primitivo. Siamo di fronte a un divario generazionale tecnologico. Il tempo guarisce tutto, anche l'isteria di Jenny, che ora ha un orologio e non se la prende più con il lettore di vinili. In fondo possiamo sempre ascoltare la musica, ispira nei momenti difficili. Perché andare a un concerto di Harry Styles quando puoi ascoltarlo sul telefono? Beh, al concerto Jenny si vergognerebbe di ballare in questo modo.
e a nessuno piace il suo modo di cantare. L'intero quartiere si è riunito. I vicini pensavano che fosse un cane che stava partorendo. Gianni è fortunata ad indossare le cuffie e a non potersi risentire. Così ha deciso che le persone si sono riunite per apprezzare il suo talento canoro. Oh, uno dei vicini ha rotto la finestra, il che significa che Gianni è libera. Può finalmente abbracciare i suoi genitori. A quanto pare, la musica l'ha davvero salvata. Oh no, la palla è andata nella parte sbagliata. È arrivata al senza tetto Dylan. Avrebbe potuto mangiarla questa palla, ma l'ha ridata alla piccola. È tutto merito dei suoi occhi affascinanti. A Dylan non dispiace giocare. Il suo unico amico è un uomo gonfiabile in una stazione di servizio. È passato molto tempo da quando si è divertito così. Si sono imbattuti in un'enorme casa per cani alla discarica. Chissà di che razza è. E poi Gianni ha avuto un'idea, potrebbero trasformarla in una casa per Dylan e lui non sarà più un senza tetto. Nessuno lo aveva mai abbracciato prima. Non c'è da sorprendersi, ha davvero bisogno di una doccia. Il senza tetto ha deciso di finire di mangiare la scarpa che ha trovato la mattina, ma deve interrompere il pranzo. Un senza tetto sta trascorrendo una giornata in una spa. La ragazza non lo sa che Dylan ha paura dell'acqua? Ma Gianni non accetta un no come risposta. È il momento di fare un po' di bucato. È molto semplice. Hanno bisogno di acqua e sapone. Sembra una festa di schiuma. Lavare un senza tetto è ancora più divertente che lavare la macchina di papà. A Dylan sono piaciute le spugne. Sembra si sia unito al processo. Si è scoperto che sa scrivere e ora tutti sapranno che vive qui. Speriamo che l'enorme cane che vive qui non decida di ritornare. Ehi ragazzi, grazie per i vostri fantastici commenti. Ci ispirano davvero ogni giorno. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi. Ci vediamo presto!